Terete di Srefik. Raga, a me ho panini con mio tu, è come chi lei. Bene, bene, direi di continuare. Questa faticata, infatti, nonostante la nostra giovane età. Allora, andiamo avanti. Vi presentiamo il primo sketch di questa sera, che è una coppia che io adoro tantissimo. Io invece un po' meno, perché mi costringe a fare interviste che io non voglio fare. Vabbè, ma perché non sei sul pezzo, cioè come, non sei come al passo dei giovani d'oggi, che usano Twitter, Instagram, Facebook. Loro sono addirittura meglio dei Ferragnez. Eh sì, questo è vero. Sono il famosissimo fotomodello Kevin e la promettente showgirl Samantha. Ma che fa, si butta i piedi da solo? No, no, sono loro che si buttano addosso. Ah, vabbè, perfetto, allora. Tutto a posto, Samantha? Scusa, ma non stavi respirando? Ah, dovevo respirare? Certo, da quanto tempo che non respiri? Comunque io volevo mandare un kiss a tutti il mio fan club di musicisti e dire loro di non mettere mai di suonare. Musicisti, violinisti, violinate, clarinisti, clarinate, trombettisti, trombettisti. Va bene così, grazie. Direi di cominciare da lui. Ma Samantha, perché non respiri? Noi siamo molto amati in tutta Italia. Bravo Love, io ti love e tu mi love. Anche io ti love. Va bene, ok, iniziamo con l'intervista. Dunque Kevin, erroneamente ti è stata attribuita la nomina di bad boy. Come rispondi a questa critica? Chi è più bad boy di tutto? Un attimo, c'è Samantha che vuole comunicare. Prego Samantha. Vedo le farfalline, non è tu vedi le farfalline. Io in verità non le vedi, tu non le vedi perché non stai respirando.